Intanto, diciamo così, noi riusciamo a garantire un servizio soprattutto per quegli utenti che necessitano di urgenze. E in ogni caso abbiamo privilegiato proprio nello spirito del decreto lo smart working e le linee telefoniche. Noi abbiamo sia come segreteria un numero che è lo 0541 779989. E abbiamo un cellulare dedicato che è il 380-387-6127, al quale rispondiamo e valutiamo e dirottiamo le problematiche sui nostri consulenti che da casa, quindi i nostri avvocati volontari che da casa possono rispondere alle domande e alle necessità. Il dialogo Senti, sto... continua, insomma, magari in modo Il un dialogo pochino continuo. più digitale o Certo. telefonico, ma comunque Poi, siete presenti. esatto. Poi per le urgenze naturalmente inderogabili, improrogabili, c'è una disponibilità naturalmente a prenotazione, Ecco, ma diciamo. come continua il lavoro? Cioè, anche di fronte a quello che stiamo vivendo, le persone che si rivolgono a voi anche in questi giorni, soprattutto lo fanno per che cosa, Graziano? Beh, lo fanno molti, immagino tutto il tema legato a chi aveva prenotato dei viaggi, delle vacanze, che oggi sono magari stati posti in quarantena oppure hanno delle restrizioni per cui, così come il decreto dice, non ti puoi allontanare dal territorio. Quindi la possibilità di informazioni per la richiesta di rimborso, come deve essere inoltrata, quindi l'impossibilità di poter avere fruito di un servizio che avevano già pagato e magari qualcuno anche in maniera abbastanza salata. Diciamo che questo sarà un po' il tema che andremo ad approfondire la prossima settimana nell'appuntamento con Dentro al Consumo giovedì, naturalmente tutto fatto a distanza come richiedono le attuali Voi, per quello che normative. avete capito, ci sarà la possibilità di essere ristorati economicamente o con la possibilità magari di viaggiare quando la situazione sarà un po' più tranquilla, per come avete capito. Insomma, così lo diciamo anche a chi aveva in animo o aveva già organizzato una vacanza. Certo, il decreto dà diverse possibilità di rimborsi dei biglietti, delle vacanze oppure l'emissione di voucher di pari importo utilizzabili entro l'anno di emissione. Quindi, diciamo così, caso per caso va valutata la situazione. Giovedì noi faremo dentro il nostro programma con Icaro questo approfondimento con uno dei nostri consulenti. E questo ci permetterà anche di entrare maggiormente nel dettaglio, di dare quelle informazioni che le persone magari oggi da casa, come giusto che sia, possono fare. Volevo anche così ringraziare tutti gli operatori sanitari, ma non solo, anche tutti coloro che fanno le pulizie nelle strutture ospedaliere, che sono in prima linea, a cui va la nostra solidarietà e il nostro sostegno. E volevo anche dire che purtroppo in questi giorni, giorni passati, ho visto in diversi supermercati lavorare non a distanza e senza strumenti di protezione. Ecco, credo che non debba più accadere, anche perché deve essere a tutela di chi lavora e anche dei cittadini che naturalmente necessitano Assolutamente. dei beni di Ricordiamo che prima le persone necessità. che lavorano devono essere per prime tutelate proprio in questo momento. Tra l'altro, Assolutamente. Graziano, approfittiamo perché ricordiamolo, oggi Graziano Urbinati è presidente della Federconsumatori, ma una vita passata all'interno del sindacato come segretario generale del nostro territorio per la CGIL. Abbiamo visto, non so se a Rimini sta succedendo, non so se Graziano ha qualche indicazione di questo tipo, di fronte anche alla scelta di non chiudere le attività industriali. Abbiamo visto come anche nella nostra regione, io ho sentito di Bologna, la FIOM CGIL, insomma, sia molto preoccupata perché insomma c'è la tutela dei lavoratori. E, hai avvertito qual è la situazione sul nostro territorio? Sei ancora in contatto con gli amici della CGIL? Immagino di sì. E credo che la CGIL stia facendo tutto quello che è necessario e possibile, dando l'assistenza ai lavoratori, in particolare quelli che oggi si trovano a dover operare, quindi a dover andare in fabbrica, negli uffici e via dicendo. E la cosa che in questo caso come Presidente di Federconsumatori mi sento di dire è che laddove è possibile assolutamente di utilizzare lo smart working, il telelavoro, quindi facciamo in modo che vada a lavorare solo chi ha stretta necessità e soprattutto che nei luoghi di lavoro, a tutela di tutti, anche degli utenti che naturalmente si rivolgono a quei servizi, vadano prese tutte le misure necessarie. Purtroppo, diciamo così, io ho qualche contatto
ancora, ciò non è accaduto sempre in ogni situazione, in ogni luogo di lavoro. Ecco, bisogna essere ligi, così come si è deciso di vietare di andare ai parchi, di andare in assembramenti in spiaggia o sul lungomare, bisogna che anche nei luoghi di lavoro chi ha la responsabilità si attenga strettamente in maniera scrupolosa al decreto, proprio per cercare di uscire da questa situazione quanto prima, perché è anche per il bene, oltre che della nostra salute, della nostra economia.